Radio Vacanze. Gianluigi Leoni. E benvenuto, bentornato, questa è Vacanza alla Radio, l'unica radio che ti parla di turismo e l'unica radio che va a scoprire i talenti in tutta la nostra bellissima e cara Italia. Noi, come sempre, molti che ci conoscono e ci seguono sanno che amiamo questa nostra terra, sanno che la raccontiamo anche in musica, non soltanto parlando di musei, di luoghi storici, cose da vedere, cose da visitare, come sono gli alberghi, come è fatto un po' il nostro paese. Beh, io ovviamente innamorato di questa realtà dopo 30 anni di professione, però io dico sempre che il territorio va assaggiato e anche ascoltato, e ovviamente come meglio dirlo, ecco, ascoltare il sound del territorio è appunto gli artisti, i loro brani, le loro storie che c'è dietro, perché praticamente in quel modo il territorio ci parla, ci racconta, si racconta. Io molti, quando me lo chiedono, spiego la mia avventura all'isola Barbados, la bellissima isola del Mar dei Caraibi, fa parte del Commonwealth britannico, e la prima volta che ho incontrato un console appunto del territorio, ovviamente nel nostro inglese molto simpaticamente, mi ha fatto vedere il sound che veniva dalla sua isola, che è il Calypso, e mentre ecco il giamaicano aveva questo reggae loro, poi c'era appunto Talking Kyson, cioè ogni isola, ogni territorio, poi avendo a che fare con diverse popolazioni europee come appunto gli olandesi, gli inglesi e via via, aveva portato un sound, ecco, e il sound è ovviamente quello che poi si riscontra anche nel nostro territorio. E stavolta andiamo a Napoli da Alfredo, il nostro ospite di oggi. Alfredo, benvenuto a Radio Vacanze, come stai? Buongiorno a voi, tutto bene? Bene, allora, come avete sentito, carissimi amici all'ascolto, buongiorno a voi. Il classico napoletano come risponde? Non c'è niente da fare. È così. Ve lo dico per questo motivo, Alfredo non lo sa, ma io sono sposato con una donna campana della provincia di Benevento. Qui nella radio, okay, nella contabilità c'è una donna di somma vesuviana, e il mio migliore amico è di Caivano. Il direttore di Radio Vacanze è di Napoli, e io non so se ci siamo un po' messi d'accordo, però qui sono circondato di pastiere, non hai idea che cosa no, ma io lo dico sempre a molte persone che non lo conoscono, il grande Massimo Ranieri, no, dice sempre che gli artisti napoletani, per avere un parliamoci di successo, di conoscenza, devono non perdere la napoletanità. Buongiorno a voi, è proprio la napoletanità che chi ci ha a che fare tutti i giorni, no? Ma guarda, non è un complimento, per carità di Dio, sai? Ma scherzi, ho cominciato bene. Allora. Ma scherzi, allora tu devi sapere che c'è la MSC Crociere, che con cui noi abbiamo a che fare come appunto Radio Vacanza, e parliamo spesso. Leonardo Massa, che è il suo general manager per tutta Italia ed Europa, faceva il canottiere, come si dice, andava a fare sport alla canottiera di Napoli, capito? Voglio dire, cioè, persone, e quando tu ci parli, lui dice sempre: buongiorno a Leonasso, io ci conosciamo da 30 anni, insomma, è così, e allora vabbè, è bellissima questa napoletanità, mi fa veramente nulla perdere mai, ti dà, a parte che siamo abbastanza vicini, insomma, come età sono un po' più grande, però vabbè, noi non diciamo mai l'età, perché insomma poi dopo dico la tua, dopo si sente la mia, capito, quello è il problema. Meglio non dirlo, meglio non dirlo. È in carità di Dio. Intanto appunto questa, come sempre, ti hanno fatto un grandissimo complimento, nel comunicato stampa mi dice che praticamente la più grande cosa è lo stile, hai ripreso un po' lo stile di Pino Daniele, cioè quel sound lì, no? Gli sei andato appresso un po', che parole, lui ha aperto la strada, ma se ne è portati dietro parecchi, insomma, no? Ovviamente poi ognuno con la propria personalità. Ovviamente con le dovute distanze, però ci siamo stati un po' condizionati in senso positivo, ovviamente, da questa corrente degli anni 80, questo rinnovamento della musica napoletana,
tenendo sempre un grande rispetto per la tradizione, perché ovviamente se oggi scriviamo canzoni c'è sempre qualcuno che l'ha fatto prima di noi, quindi certo. Non ci dobbiamo mai dimenticare da dove siamo partiti. Sì. Però effettivamente nella quotidianità della vita, soprattutto di Napoli, per me, perché sono nato e cresciuto in un quartiere popolare di Napoli, quindi nell'aria sentivo queste cose, no? Quando ero ragazzo. E quindi questo un po' ti condiziona, ovviamente in questo caso in senso positivo, perché questa musica qua ci ha permesso ancora oggi, a me come tanti di noi, di scrivere canzoni che comunque hanno un po' quel sapore dentro, hanno quella vena così un po' pop blues, un po' contaminata con tante cose, insomma. Quindi mi ritengo fortunato ovviamente per essere nato e cresciuto in questa città. Poi io lo dico sempre, molti se lo scordano, no? Ma Napoli era la capitale di un regno e teneva anche qualche picciolo, dicevamo, e ovviamente incorporava da Savoia che non c'avevano la lira. Che giustamente la prima ferrovia è nata a Portici, non è nata a Torino. Diamo ovviamente tu sai, avendo io questa opportunità di conoscere un po' tutte le storie del nostro paese con questo programma, tant'è vero che stasera parleremo un po' all'altra trasmissione, raccontiamo tutto. Adesso siamo arrivati in casa, siamo partiti dalla Sardegna, stiamo parlando della Calabria, raccontare anche quella terra di dei, perché ovviamente ogni territorio ha un'espressione, ma essere appunto nato in una capitale di un regno, ricordiamo la grande fabbrica di San Leucio, no? Dove addirittura non so se lo sai, ma ovviamente è una cosa che riguarda più noi, le bandiere delle ambasciate americane nel mondo vengono tessute a San Leucio. Capito? Mamma, no, non lo sapevo. Ma è normale, fai un altro mestiere. Però tante cose da scoprire di un territorio, capito che voglio dire? Io ogni volta che mi fermo e vado e mi metto seduto, no? Tu immagini a bere un bel bicchiere italianico, no? Per dire. Mamma mia. E poi ti passa un cinese davanti, tu che dici? Che belle casa, mettere seduto, che è meglio. Ecco, e questa appunto napoletanità, questa raccontarsi nella vita di tutti i giorni... È un'altra cosa, io ogni volta che scendo è una musica, appunto. L'importante è avere voglia di scoprirlo. E chi viene da questi bassi come te, ti amo i famosi bassi, no? Quelli dicevi tu, hanno questa voglia di comunque emergere, no? Esserci sempre, dire un po' mondo, ci sono anch'io, no? Ed è quello secondo me salva. Essendo bassi che sono, diciamo, fronte strada praticamente, tu comunque la realtà la vivi anche se stai a casa, perché sai, diciamo, io personalmente, per essere sempre onesto, non sono vissuto nei bassi, mia nonna viveva nei bassi, l'ho vissuto andando a trovare mia nonna, però era, diciamo, praticamente tu sei a contatto con la realtà quotidianamente, non è che ti chiudi in casa al settimo piano di un condominio, ma là devi viverla per forza la vita della città, diciamo, perché comunque si ha contatto immediato con la vita. Tra l'altro ci tengo a precisare una cosa, perché tu avevi nominato anche la Calabria, io amo insomma anche questa terra, perché praticamente parliamo di, sai, il genere pop mediterraneo, blues mediterraneo, là quando arrivi là il Mediterraneo lo senti, è proprio quell'area, no? Comunque amo tantissimo anche quella terra, giusto una parentesi così. Ma fai bene a dirlo, io ricordo a molti come si dice, no? A Roma li chiamiamo i fighetti, non so a Napoli come li chiamate, che a dove vai? Vado in Svezia, vado qui, vado là. Io ricordo che la Calabria ha come patrimonio dell'UNESCO la biosfera. Spiegato, e tu ti prendi l'aeroplano, te ne vai di strada quando la tieni a domenica a casa, che scendi sotto e poi ti mangi delle cose ben bel bicchiere. Raga, è un'altra cosa, cioè, io voglio bene a tutti, sono tutti bravi, per carità, però casa è casa, cioè una cosa un po', capito che voglio dire, io era così. E partiamo da noi, conosciamo prima le nostre origini, le nostre radici, la nostra terra, insomma. Certo, ma la cosa carina era
un servizio che ho visto qualche giorno fa, dei signori canadesi che sono venuti ad abitare in un paese in provincia di Rieti, che onestamente no, e loro venivano dal Canada. Cioè, se parliamo di natura, ora il Canada io voglio un mondo del bene, ma non è che non ce l'abbia, ne ha da regalare. Eppure loro sono venuti in questo paese dove anche Gesù se n'è andato, ha detto arrivederci perché non c'è niente. Eppure si sono messi in questo paese, capito così? Perciò la realtà ne abbiamo a vendere. San Pietro in Musio, per dire, dove noi abbiamo un castello con cui lavoriamo, è pieno d'olandesi, cioè, se mi sono spiegato. E questa è da ridere, appunto. E poi questa, come dicevi tu, quel raccontarsi i profumi di tutti i giorni, no? Quando c'era, come dicevo, stavamo parlando dei bassi. Io abitavo in un quartiere che si chiama quelli di Val Melaina, è un quartiere che è nato alla fine degli anni 20, quando appunto a Roma c'era questa rivoluzione, venivano spostate queste persone dal centro, venivano buttate giù le case dal centro e date queste case alle persone in periferia. Ovviamente noi era un grosso quartiere, calcola 21 scale, ogni scala ha 7 piani, ogni piano 5 famiglie, perciò 35 famiglie che tenevano almeno 3 figli per uno. All'epoca se ne facevano di più di figli, Anche 12 ce n'erano, però adesso però tu immagini questa cosa, 35 famiglie, tutti questi cristiani, 21 scale, era un paese, e c'erano appunto nel cortile, c'erano le finestre, quelle del primo piano, che possono essere appunto, come dicevo, erano a 1,5 m d'altezza dalla strada, e passare, la signora Maria ha fatto il pesce. Era così, e dopo tanti anni che io sono andato via in quel quartiere nell'81, e mio figlio è andato a fare qualche anno fa una consegna, e quelli gli hanno detto: tu sei il figlio di, capito? L'hanno mai visto, perciò esisteva, ecco, quello che dicevamo prima, cioè, e i brani come questo, che appunto che dici te, tieneme cu te, perdonami la pronuncia, ovviamente non è la tua, no, non era quella tua, è ovvio, ma è È anche quasi giusto, perfetta, va bene, quasi comunque. Tienemo perfetto. con te, tienemo con Tienemi te, con sì. te, mi devo esercitare, questa non, la romanità ancora la dà un po' più su, però ecco, racconta un po' questo, no? Io ti invito, poi magari ti manderò in privato un video di questi ragazzi che sono come noi e si chiamano Dio li fa, poi li assiema, ed è appunto il... Bello, bueno. Ma non cambia molto, ci sono solo i 200 km di distanza, ma la realtà è quella, perché quello era un quartiere popolare fatto di fruttaroli, di falegnami, di gente che non ti diceva la seconda volta: ragazzista, state fermo. Era un po' come da voi, no? Né più né meno, no? Sì, vabbè, poi da queste realtà, diciamo, di periferia oppure di quartieri difficili, Certo. diciamo che vengono fuori delle cose belle. Lo diceva sempre Pino Daniele, che ovviamente ha già fatto tutto, scritto tutto molto prima di noi, però diceva Certo. dalla sofferenza vengono fuori le cose più belle. Ed è così, perché comunque la realtà ti provoca, no? Ti provoca a Come no? Ti stimola scrivere anche in certa maniera. qualcosa. Bravo, No. è importante. Lo so. Io mi ricordo, partivo nell'81, partivo militare, avevo, ecco, così, mo la gente va a fare i conti, vedi quanti anni ho. E praticamente mi ricordo un ragazzo napoletano, si chiamava Adesso, Antonio Adesso. Ed era venuto su, era molto triste perché era appena successo il terremoto, ti ricordi, in quegli anni, no? Vabbè, tu eri piccolo, un bambino, ma te lo ricordi, insomma, gente sofferente, tutta quella provincia, ricordo. E lui, la unica cosa che stava sempre con noi, ma pensava solo a casa, cioè a quello che aveva lasciato, e il dispiacere di non poterli aiutare, capito? Ed era, e infatti, quando gli arrivò il congedo dopo 40 giorni, ci abbracciamo, ci salutiamo. Purtroppo non l'ho visto più. Ecco, però lui era felice che tornava a casa a dare una mano, che insomma, voglio dire, no, la dice lunga sulla forza d'animo di queste persone che vengono da una terra che gli ha offerto, insomma, no? Prima di tutto, gli ha dato la capacità di incassare i colpi della vita. Ecco, questo è quanto. Li ha temprati, sì, in un certo Esatto, è senso. questo. Beh, ma anche da qui tu nelle tue canzoni racconti anche questo, no? Eh sì, vado anche molto sul sociale. L'amore ovviamente c'è sempre, perché l'amore può essere anche l'amore per la propria terra, per una donna, per un genitore, non lo so. L'amore è una cosa universale. Però si racconta molto della vita di Napoli, delle cose belle e delle difficoltà, che diciamo che ci sono anche tante cose belle. Come no? Le contraddizioni tra le cose meravigliose che ci sono e le cose brutte che pure esistono, non ce le possiamo dimenticare. Come no, no. Però non voglio che nelle mie canzoni prevalga
il lamento, no? Perché no, poi dicono e qua sempre che i mai. napoletani si lamentano, quelle cose là. Noi dobbiamo sempre raccontare le cose per come le viviamo, però poi alla fine ci deve essere sempre la speranza, cioè il grido deve essere un grido di bene, di speranza, e non il lamento, perché con il lamento non si risolve niente. No, e no. quindi insomma, sai, c'è questa contraddizione, però alla fine prevale sempre il bello che c'è, perché ce n'è tanto. Come dire, cioè, partiamo da quello che c'è, non da quello che manca, no? Perché se no certo. ci lamentiamo solo. E questo è poi anche il questo, senso delle varie canzoni. Certo, ma anche questa è la napoletanità. Partiamo da quello che tieni, va. E dopo, però partiamo da quello che tieni, perché sennò andiamo, no? Siamo sempre là, c'è qualcosa che comunque la racconta. Io stamattina, venendo in radio, stavo pensando, dico, a che mi piacerebbe avere cioè essere un po' magari lo sono. Sono un testardo come un bergamasco, sai, di quello che non si ferma mai, me lo dicono anche molti amici miei di Settimo Torinese e dintorni. Ho l'orgoglio del sardo, ho la fantasia del napoletano, la capoccia dura del calabrese, capito? E la guasconeria del romano, sono un po' mannoccherato. Ma sono strafelice di essere così, sono veramente strafelice. Quando ho fatto i master a Miami per la Carnival Cruises, se no per essere specializzato in crociere, e quando parlavo con questi ragazzi mi facevano, dice, ma tu sei sicuro che sei italiano? Fino all'osso, fino all'osso. Non cambia nulla, perciò alla fine vedi che c'è comunque. Senti, vogliamo intanto salutare chi ti ha dato una mano? Vedo che è stato scritto con Michele Bonacore, arrangiato da Ennio B. Mirra, scusate per carità, e prodotto dalla discografia Evergreen. Allora, assolutamente, questo è un progetto che mi ha affascinato subito, perché ovviamente pur scrivendo in maniera tra virgolette classica sia le melodie che i testi, però ovviamente i tempi poi cambiano, no? Devi comunque certo. sperimentare e adeguarti anche alle nuove tendenze, e questo ovviamente è stato l'incontro con Ennio Mirra, perché Ennio Mirra è un producer che ha delle idee, secondo me, non dico attuali, ma futuristiche. Tra l'altro lui gestisce anche un'altra etichetta discografica che si chiama Future Artist, che promuove dei giovani talenti, insomma. E noi siamo La cosa qua. Bella è che abbiamo scritto questa canzone con Michele Bonocore, che è un cantautore napoletano, anche lui, diciamo, storico e con una grande esperienza alle spalle. Mentre io ho sempre raccontato la Napoli dei vicoli, lui ha raccontato la Napoli vesuviana, come dire, di tutta la fascia vesuviana, che comunque è fa parte comunque di un'altra faccia della stessa terra, no? Alla fine. Certo, e come no? Ci siamo sempre stimati, e a un certo punto mi ha chiamato, mi ha fatto sentire questa melodia, quest'idea di questa canzone, e mi ha detto facciamola insieme. E io ci ho scritto un po' di testo, un po' l'ha fatto lui, un po' ci ho messo degli accordi sull'inciso. Insomma, comunque abbiamo plasmato questa canzone partita da una sola idea, perché io ovviamente ci tengo sempre serio e giusto nelle cose, però l'abbiamo poi fatta nostra, insomma, questa canzone insieme. E Tienemo con te è una canzone che racconta dell'amore che non può mai finire, cioè anche quando si sta lontani, che magari ci si è lasciati, oppure un'amicizia, un amore lontano. Certo. È una cosa che non può mai finire quando è vero, quindi tienimi dentro di te, perché ti porti dentro, ecco. Ti si porta dentro. Questo è il messaggio della canzone, insomma è un amore che comunque rimane dentro e non può mai finire. Allora io guarda, approfitto, perché qui oggi è il compleanno della Nadia, una carissima amica con cui abbiamo veramente diviso dei momenti difficili, e io gli faccio gli auguri di buon compleanno e lo faccio con la tua Tienimi con te. Che dici? Grazie, benissimo, tanti auguri, gli faccio anche io gli auguri. È una bravissima persona. Allora, intanto lasciamo i social, appunto sei presente sul profilo Facebook, dilli anche tu, così perlomeno non dico cose sbagliate. Se me li ricordo, allora Facebook Alfredo, esatto, Alfredo, nome e cognome Alfredo Minucci, e ovviamente anche su Instagram. Alfredo, esatto, Alfredo Minucci, il sito ufficiale. E poi sui profili Evergreen musica, ovviamente. Senza tempo trovate tutta la compilation di 8 brani, perché qua ci sono 8 artisti napoletani che partecipano a questo progetto. Se abbiamo 30 secondi li vorrei certo. nominare vai. I colleghi, perché
Vi dico in ordine sparso: allora, Tommaso Fichele, Angelo De Filippo Cial, Michele Buonocore, Raffaele Beneduce, Gennaro De Crescenzo, Monica Marra e Fatima Fausto. E poi ci sono io. Ringrazio tutti i miei colleghi, perché fare musica e unirsi per fare qualcosa di bello penso sia una cosa molto interessante. Quindi li ringrazio per aver collaborato in questo progetto Musica Evergreen, Musica Senza Tempo, volume 1. Meglio di così. Allora, quando avete voglia, esatto, quando è la prima volta che vengo a Napoli per motivi professionali, vi cerco, così perlomeno un babà ce lo facciamo insieme. Vedrai che chiamami, sì. Non c'è problema. E ovviamente se salite, cacio e pepe è assicurata. Alla grande. Alla grande, sì, per forza, perché comunque Radio Vacanze ama il suo territorio, ama la sua gente e vuole bene ai suoi artisti. Allora, Alfredo Minucci, tienimi con te, buona giornata, grazie e un abbraccio a te e alla tua terra. Ciao bello, grazie. Grazie a voi per avermi dato questa opportunità, è un piacere. Grazie mille, un saluto a tutti. Ciao. 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 Tienimi con te, rintano diretti, casula tu parapi. Tienimi con te, pure sotto lieta, se non mi può capire. Portami con te, rinda una canzone che non vuoi scordare. Portami con te, quando non attorno ti fanno tienimi con te, se ti senti sola e non puoi riposare. Tienimi con te, rinde i sogni a sera, lascia casa ne va. Portami con te, quando non attorno ti fanno segare. E tu non chiagni più, tienimi con te, io voglio sentire roppa stu silenzio sulla na parola. Tienimi con te, io voglio sentire sto silenzio sulla na parola. Vacanze.
5. I continenti da visitare. 4. Le stagioni dell'anno. 3. I viaggi da fare in 12 mesi. 2. Le valigie da preparare. 1. La radio da ascoltare. Radio Vacanze.